Capacità di progettazione curriculare della disciplina. Individueremo una serie, soprattutto una serie di parole chiave, di concetti fondamentali legati a questo punto. Cominciamo, appunto dal concetto di curriculum scolastico. Allora, un primo dato, quindi tutti i concetti collegati al grande tema del curriculum scolastico. Un primo dato da considerare è il cosiddetto effetto scuola. Cosa si intende per effetto scuola? Se ne parla sempre di più ed indica il valore aggiunto che ogni scuola è in grado di mettere in campo attraverso la formazione che riesce a erogare, a offrire ai propri studenti, al netto di quella che potremmo considerare la dotazione personale che hanno gli studenti in ingresso, cioè in poche parole al netto di ciò che gli studenti già sanno fare, sanno essere quando sono entrati nella scuola. Quindi l'effetto scuola in un certo senso misura quanto una scuola influisce sul percorso di crescita, di formazione, di istruzione, degli studenti, a prescindere da quanto, da come gli studenti appunto hanno già appreso, quindi partendo da quel dato come iniziale. In poche parole, misura l'impatto che la scuola genera sul percorso istruttivo dei suoi studenti. È chiaro che l'obiettivo di una scuola è quello di avere un buon effetto scuola. Nelle rilevazioni INVALSI, questo parametro viene indicato con delle misurazioni apposite che vengono fatte su base statistica. Quindi c'è una restituzione per le scuole. Una questione semantica e lessicale non indifferente è la distinzione tra progettazione e programmazione. Diciamo che molto spesso i due termini vengono usati come sinonimi e quindi in modo quasi intercambiabile. Si tende oggi a distinguere i due termini e a usarli più o meno in questo modo. Quando parliamo di progettazione ci riferiamo a qualcosa che ha una prospettiva un po' più ampia, un termine che in un certo senso denota una linea strategica, la direzione che vuole prendere una scuola, una classe nella formazione dei suoi studenti. Quindi l'idea di fondo è linea strategica per arrivare a un processo di cambiamento, quindi una linea aperta, non programmabile, pianificabile in termini troppo netti, troppo stretti. Esprime quindi un approccio più problematico al cambiamento, più visionario, legato a una visione, legato a una prospettiva di medio-lungo termine, più di quanto non possa fare il termine programmazione. Dare una qualche definizione, che leggo da quello che appunto ho scritto in queste slide, dove troverete molti termini appunto con delle definizioni, la progettazione è l'insieme di attività che vengono prefigurate in un processo elaborativo di medio-lungo termine, in genere pluriennale, sulla scia di una ben precisa direzione strategica che va interpretata per il raggiungimento delle proprie finalità didattico-educative, in risposta a precisi bisogni formativi, sulla base delle cornici di risorse e di vincoli attraverso cui può operare. Il risultato del sistema di interventi prefigurato dalla progettazione costituirà, dal punto di vista dello sviluppo delle potenzialità degli studenti nei vari ambiti di maturazione, il cosiddetto effetto scuola, di cui abbiamo parlato. Ecco, presuppone il concetto di progettazione una qualche visione, una qualche idea di fondo dell'educazione, del percorso di crescita degli studenti, della società, delle finalità della scuola. Quindi prospettiva di lungo termine e prospettiva ampia e problematizzante. La progettazione educativa si riferisce alle finalità educative che vengono espresse nel POF e al modo in cui la scuola intende raggiungere questi fini. La progettazione didattico-disciplinare si riferisce ai risultati di apprendimento in termini di competenze, conoscenze e abilità che la scuola intende raggiungere. Normalmente in una scuola questa dimensione progettuale di ampio respiro si esprime nel curriculum di istituto, che è suddiviso in discipline o in ambiti o assi, in ambiti disciplinari o in assi culturali. Quindi il curriculum di istituto definisce questa
linea prospettica di fondo, ampia visione, problematizzante, non pianificazione stretta. Quando invece andiamo alla singola classe o ancor più al singolo docente, cioè quando, come dire, il contatto con la classe già c'è stato, si conoscono i singoli studenti, si sa quali sono i loro effettivi bisogni formativi, quindi non si parla più tanto in astratto, ma si parla rispetto a una classe concreta nel qui e ora, a quel punto è più opportuno parlare probabilmente di, secondo diversi, di programmazione didattica ed educativa. Cioè ci si ispira alla progettazione didattica del curriculum d'istituto, ma si individuano in modo molto più specifico, concreto e definito gli obiettivi che quella classe effettiva dovrà raggiungere e si cerca di pianificare più nel dettaglio come ci si intende muovere perché vengano raggiunti. Le caratteristiche di una programmazione didattica fondamentali sono queste. Declina e adatta alla classe specifica le indicazioni progettuali definite nel curriculum, ha una sua intenzionalità, cioè non si lavora per emergenze educative e didattiche, ma si lavora secondo un piano prestabilito e si vuole che si raggiungano certi obiettivi adottando certi mezzi, per cui ogni aspetto del processo è pensato, valutato, realizzato, monitorato, rivisto costantemente in rapporto agli obiettivi che si erano individuati. Altra caratteristica della programmazione è che è dinamica. Ovviamente, cioè, secondo come dire, un doppio percorso di feedback, si rimodula in base ai feedback ricevuti durante il processo e quindi si modifica eventualmente in base ai feedback ottenuti, osservando il percorso di insegnamento-apprendimento. E inoltre, dovrebbe essere individualizzante, per cui una programmazione deve mettere al centro i processi come dire, i concreti processi di insegnamento e di apprendimento, cercando di mediare, come dire, lo sguardo didattico a quelle che sono, quindi, sui contenuti disciplinari, sulla struttura epistemica delle discipline, rispetto a quelle che sono le caratteristiche specifiche degli allievi. Quindi uno sguardo sicuramente a ciò che va fatto in tutto il paese, quindi con contenuti, che rispecchiano diciamo, obiettivi di fondo, finalità di fondo, pensate ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, che sono comuni a tutto il paese, però con un'attenzione molto forte nella scelta degli obiettivi di apprendimento, delle modalità, dei metodi, degli strumenti, a quelle che sono le esigenze specifiche degli allievi, ai loro specifici bisogni formativi. Quindi una mediazione fra obiettivi comuni all'intero sistema scolastico nazionale e nello stesso tempo gli obiettivi specifici relativi a quella classe che si ha davanti. Sono tutto sommato due diritti fondamentali dell'allievo: il diritto all'uguaglianza, cioè a raggiungere standard comuni per tutto il paese a cui appartiene, nel nostro caso l'Italia, ma anche il diritto alla diversità, cioè al rispetto di quelle che sono le sue caratteristiche individuali, specifiche, e alla valorizzazione personalizzante dei suoi stili, delle sue intelligenze. Allora, veniamo adesso a un trittico di termini che spesso vengono, come dire, confusi o indebitamente assimilati. Cominciamo col termine educazione, che è uno dei più complessi. Diamo questa definizione. L'insieme dei processi, interventi, strumenti attraverso cui una società, per mano di vari istituti, a cominciare dalla famiglia, dalla scuola, trasmette alle nuove generazioni il patrimonio di valori, conoscenze, tradizioni, principi di comportamento in cui si riconosce culturalmente, al fine di promuovere nell'individuo il pieno sviluppo e la piena espressione di tutte le componenti, fisiche, cognitive, culturali, affettive, etiche, civili, eccetera, della sua personalità, secondo direttrici socialmente condivise. Ecco, in questa definizione ho provato a mettere dentro una serie di elementi che sono tipici del processo educativo. Educare viene da educere, che vuol dire portare fuori da qualcuno. Portare fuori da cosa? Dal suo stato, diciamo così, di minorità, dal suo stato di potenzialità ancora inespressa. Ecco, l'educazione ha questo compito, portare fuori qualcuno rispetto a dove si trova, in una direzione però socialmente condivisa da una comunità culturale, sociale, politica, diciamo civile.
Quindi secondo anche un sistema di valori condivisi.